della nomina a sindaco si è ripetuta più volte, ma è stata sempre nuova. Egli è l'incarnazione del sindaco popolare, del sindaco di comunità. Egli si definiva, perché era molto religioso, un socialista di Dio, alla buona. Ha incarnato per molti anni, praticamente per tutta la durata della sua esistenza, Polla come comune leader del Vallo di Diano, un comune dove egli aveva due case, la propria, quella della propria famiglia, e quella comunale. Non sapeva dire di no. Era accogliente, esprimeva solidarietà. Nel suo comune vivono tuttora circa 400 extracomunitari, che gli ha sempre accolto, considerati come parte del proprio comune, il comune in cui l'integrazione è stata totale, ma già dagli anni Ottanta. E per dire anche della sua lealtà, io sono stato molto votato dal suo comune, da lui, dai compagni di Polla. Però come in altre occasioni, in altri comuni, in occasione dei congressi, allora c'erano le correnti all'interno del partito, mi chiedeva di intervenire all'assemblea, di parlare, e poi mi pregava di non partecipare alla votazione, perché il voto per la corrente andava al suo leader locale, che era Enrico 40, ed era bellissimo partecipare a un'assemblea di tantissime persone. E poi apprendere che tra i 200 partecipanti uno solo aveva votato per la mia posizione. Io non ero contento perché era un rapporto bellissimo, leale, aperto. Questo era Rocco, l'amico di tutti, insomma. E io così lo ricorderei. Grande amministratore, grande uomo, amico. Non si chiamava Giuliano, si chiamava Rocco, punto.